Non c'è coppa che tenga, Medioevo batte Champions League. Sabato sera Piazza del Comune a Castiglion Fiorentino ha fatto la sua prova generale pre-palio con un tutto esaurito per la gara musici e sbandieratori. Il primo vero trofeo da assegnare nella settimana che conduce al Palio dei Rioni di domenica 18 giugno. I primi a festeggiare sono stati i biancazzurri del Rione Cassero. Quattro specialità vinte su sei, è vostro il Vessillo 2023. È una gioia grandissima. È la gioia di un popolo, è la gioia dei ragazzi che tutto l'anno fanno sacrifici. Come ho detto più volte queste settimane, smontate la festa, provate gli esercizi, il torneo dei Rioni. Che dire, vincono la grande squadra sbandieratori e la grande squadra musici. Che vuol dire? Vuol dire che il collettivo è vincente. Quindi i singoli, le coppie, va tutto bene, è il collettivo che è vincente. Grande squadra musica, grande squadra sbandieratori, non c'è niente da dire, è quello il verdetto della piazza. Eravate a quota 7 con gli arancioverdi, un mini sorpasso. Sì, faccio tutti gli scongiuri del caso, quest'anno sorpassare pare che sia una manovra interessante. L'avete potuto vedere, l'ultima persona che ho abbracciato prima di venire da voi era il mio capitano, da oggi inizia il suo lavoro, speriamo che mi regali un altro sorpasso la settimana prossima. Falomi si riferisce all'Albo d'Oro che vede tutti e tre i Rioni a quota 14. Lo spettacolo per conquistare il drappo, presentato sabato sera, realizzato da Francesca Tosca Rubicci, è garantito.